brillano perché sono colorati, brillanti, traslucidi, ma soprattutto perché hanno precise forme geometriche. Le piccole parti che compongono i cristalli, chiamati atomi, non occupano posizioni casuali, ma si dispongono in maniera perfettamente ordinata, cercando di occupare il minor spazio possibile. Una struttura molto compatta, ad esempio, è la piramide, ed è proprio per questo motivo che la ritroviamo sui banchi dei fruttivendoli. I cristalli si formano durante la solidificazione di una sostanza, ovvero quando una sostanza da liquida diventa solida. I fiocchi di neve non sono altro che minuscoli cristalli di acqua gelata. In questo esperimento abbiamo sciolto in acqua bollente lo zucchero, ottenendo una soluzione satura, cioè aggiungendo altro zucchero, questo non si scioglierà più. Quando la soluzione si raffredda, le molecole di zucchero si andranno a depositare sotto forma di cristalli o sul fondo del contenitore o sul bastoncino. Ci vorranno un paio di giorni o addirittura qualche settimana per vedere i primi cristalli ad occhio nudo. Comunque le molecole di zucchero in eccesso rispetto alla soluzione si andranno a depositare come cristalli. Se la sostanza viene evaporata rapidamente, i cristalli che si formeranno saranno di piccole dimensioni, mentre i cristalli più grandi si formeranno in seguito a un'evaporazione più lenta e a temperatura costante. Le varie forme geometriche si ottengono variando sia la temperatura sia la velocità di evaporazione.